Buongiorno a tutti, ragazzi e ragazze. Sono arrivato adesso dal lavoro e sono un po' stravolto. Sono il vostro dottor Vincenzo Squadrone che lavora a Torino presso il Dipartimento di Anestesia e Rianimazione. In questo momento sono, diciamo, una specie di supervisore delle varie terapie, intensive che, sono comprese nella nostra città della salute, che comprende a Torino ha riunito 5 ospedali diversi. Oggi concludiamo l'argomento su prolungare la vita e non prolungare la morte. Abbiamo fatto già un'introduzione per mettere, insomma, per chiarire bene quali sono gli antefatti e i problemi che riguardano questo argomento, che è molto molto importante e che vi ho detto verrà sviluppato in una seconda serie di lezioni in cui cercheremo di capire come poi tutta questa cosa che stiamo discutendo influenzano quotidianamente le nostre decisioni e le nostre terapie. Siamo arrivati appunto alla terza, alla seconda parte, la prima parte dell'introduzione. La seconda parte consisteva nel, diciamo, nel guardare, un po', parte un po' più noiosa, in cui abbiamo guardato le leggi recenti del 2017 che hanno dato, diciamo, un pochettino più ordine e ribadito alcune cose che già invece erano presenti su, questa, diciamo, su questo argomento. E cioè sul non prolungare la morte, cioè non accanirsi, e sul non e sul tentare in tutti i modi di prolungare la vita, Non prolungare la morte può voler dire anche fare in modo che il paziente muoia nella maniera, diciamo, meno traumatica per lui e meno dolorosa possibile. Siamo arrivati alla terza parte, quella forse un po' più vivace, in cui mettiamo insieme gli argomenti e le cose venute fuori nelle prime due parti, che sono appunto la parte della discussione e poi le eventuali conclusioni sull'argomento. Ho cambiato di nuovo rispetto alla prima lezione, vedete il logo della società scientifica che sto cercando appunto di fondare, manca, diciamo, le idee ci sono. La parte scientifica c'è, manca soltanto la parte burocratica legale e ho deciso di cambiare, vedete, il tum che non mi piaceva come, diciamo, non era un latino molto elegante con ergo, che cambia un po' il significato e che non vuole più dire allora, ma vuol dire dunque, perciò. Quindi il motto è diventato ignoriamo. Dunque, possiamo conoscere e imparare. Questo è il nostro motto. Naturalmente c'è sempre all'interno, appunto, latino e inglese per rappresentare la continuità tra passato e futuro e presente, Brainterd, che vuol dire cambia punto di vista, perché come dicevo, mi sembra, di cogliere un momento che ormai dura da qualche anno in cui la tecnologia ha fatto molti passi in avanti, ma la scienza è rimasta un pochettino al palo e che quindi è una situazione molto simile, secondo me, a quella che ha attraversato la fisica nei primi del Novecento, in cui è stato necessario il genio di Einstein per cambiare completamente il punto di vista con cui guardare la fisica, non soltanto Einstein chiaramente, ma molti altri, diciamo, scienziati e personalità molto importanti. Però diciamo che il più grosso e il più stupefacente cambiamento di punto di vista è quello che ha attuato Einstein con la sua teoria della relatività. Entriamo nell'argomento. E quindi questo, non stiamo parlando qua di leggi,
perché questa non è una legge, ma sulla legge che è uscita, eccetera, eccetera, il punto, c'è anche una riflessione chiaramente ecclesiale, che volenti o nolenti, anche perché molti persone, personale sanitario che lavora, eccetera, eccetera, sono anche persone che hanno una fede che è quella cristiana cattolica. E quindi bisogna tenerne conto nell'albero decisionale, come bisogna tenere conto dei laici, di tutti quelli che la pensano comunque in maniera diversa. Essendo questi le persone appunto di fede cattolica cristiana, abbastanza numerosi ancora in Italia, è chiaro che bisogna vedere anche qual è il loro punto di vista, che tutto sommato è un punto di vista che fino alla legge del 2017 era condiviso anche pienamente dalla legge dello Stato italiano. E ci introduce comunque anche nella riflessione, diciamo, che faremo in seguito. E cioè, nel senso che si rifà alla, diciamo, dialettica tra mezzo ordinario proporzionato, mezzo straordinario e sproporzionato, no? Che definisce quando dobbiamo riflettere con più attenzione su quello che facciamo, ok? E quindi vedete, e intanto qui viene ribadito, come veniva ribadito nella precedente legge, che non si possono considerare comunque l'idratazione e il nutrimento delle terapie rinunciabili, ma diventano, se sono, pur se sono terapie, e qui non viene specificato che sono delle terapie, ma comunque se anche fossero delle terapie, sono comunque delle terapie o degli interventi irrinunciabili, nel senso che il togliere l'alimentazione e l'idratazione a un paziente comunque ne aumenta in ogni modo le sofferenze, dovute appunto all'inanizione, cioè il non potersi più, non avere più le forze per muoversi, per fare qualunque tipo di, diciamo, di azione, e alla disidratazione, che comunque di per sé è una cosa molto fastidiosa. Andiamo avanti, sempre, vedete, in più si ribadisce che anche una persona in stato vegetativo persistente è una persona, cioè che anche se non in grado di rivendicare, diciamo, il suo essere persona, siamo noi che dobbiamo dare a lui comunque la dignità di persona, e quindi agire come se fosse una persona non in stato vegetativo persistente, ok? E quindi in linea di principio è, diciamo, obbligatorio la somministrazione di acqua e cibo anche per vie artificiali. Quindi questo, vedete, entra in contrasto almeno sul, diciamo, sulla parte di legge in cui invece vengono definite come terapie la nutrizione e l'idratazione, e quindi vengono messe a pari di tutte le terapie sostitutive come la dialisi, come la ventilazione, eccetera, eccetera, possono essere soggetto e oggetto di discussione se farle o non farle. Dal punto di vista ecclesiale, questa discussione almeno su questi due argomenti non si pone. Andiamo avanti. Allora, visto l'antefatto, vista la legge, eccetera, eccetera, quali sono le indicazioni che possiamo trarre su cosa fare? Qui c'è questa figura che mi piace molto, vedete, solo gli idioti non hanno dubbi, ma ne sei proprio sicuro? Certo, non ho alcun dubbio. Luciano De Crescenzo, che è mancato da non molto, era una persona, oltre che di grandissima cultura, dotata di un senso dell'umorismo veramente fuori dal comune.
E quindi vediamo cosa si può fare. Intanto torniamo alla dialettica che comunque è, diciamo, abbastanza universalmente riconosciuta, cioè la dialettica del proporzionato, sproporzionato, ordinario, straordinario, che si può mischiare, come vedete, io faccio vedere qui una serie di cocktail, in tantissimi cocktail, cioè in tantissime, in tante, diciamo, soluzioni, cioè possiamo avere il proporzionato straordinario, il proporzionato ordinario, il sproporzionato ordinario, lo sproporzionato straordinario, e vediamo in che situazioni è più richiesta, diciamo, il nostro, diciamo, la nostra riflessione, perché in certi casi la riflessione può essere semplice, in altri casi la riflessione può essere invece molto molto più ardua. Vedete, l'algoritmo, esiste un algoritmo decisionale, l'unico algoritmo decisionale che non è un vero e proprio algoritmo è questo che sono riuscito io a, diciamo, a riassumere in base a quello che ho letto, alla dialettica che si è sviluppata intorno a, diciamo, a questi quattro termini, e in base all'esperienza, diciamo, personale maturata in tanti anni. Come vi ho detto, io sono sempre stato un clinico, quindi oltre ad aver avuto la possibilità di pubblicare, però ho sempre avuto anche più che la possibilità, il dovere di lavorare come tutti gli altri, con i turni che tutti sappiamo esserci nelle terapie intensive. Se ci troviamo di fronte alla situazione proporzionata e ordinario, normalmente si procede alla terapia, nel senso che non ci sono grossi dubbi se fare la terapia, perché stiamo facendo un intervento che ha queste caratteristiche, cioè proporzionato alla situazione che ci troviamo davanti, e stiamo utilizzando dei mezzi ordinari. Quindi mezzi non straordinari, tenendo conto che, ricordatevi che ordinario e straordinario non sono, cioè un mezzo non può, può in certi casi essere ordinario e proporzionato, in altri casi lo stesso mezzo può essere straordinario, no? Posso considerare in certe situazioni, faccio un esempio, la ventilazione meccanica come un mezzo proporzionato e ordinario, in altri casi posso considerarlo sproporzionato e straordinario. Questo dipende sempre dalla situazione in cui mi trovo. Quindi ho detto, lo stesso identico mezzo e la stessa identica terapia può anche configurarsi in maniera diversa. Nel caso in cui si configuri la terapia, la procedura, si configuri in quella situazione come proporzionata e ordinaria, si procede alla terapia senza grossi problemi, no? Faccio esempio, il paziente che è giovane o giovane adulto, che non ha malattie diciamo croniche particolari addosso, e che ha tutte le ha una buona dose di possibilità di tornare come prima, o comunque di tornare a una vita, diciamo, accettabile. Anche qui poi dovremmo vedere cosa significa accettabile, perché coi termini qua è difficile dire, perché ho detto accettabile, ma appena mi è uscita la parola mi sono reso conto che era una parola scorretta. Ha una vita accettabile per lui, per quello che ne sappiamo di lui, per quello che lui può, se è in grado di farlo, dirci, o per quello che possono dirci di lui e i suoi parenti. E anche così non avremo mai la certezza assoluta, come non ce l'abbiamo praticamente mai ogni volta che affrontiamo un nuovo paziente e delle nuove terapie, eccetera, eccetera. Perché, come vi ho detto, ogni persona ha una malattia, pur avendo la stessa malattia di un'altra persona, ce l'avrà in un modo e in un'evoluzione molto diversa, perché ognuno è unico anche nella malattia, risponderà alle terapie anche lui in maniera unica rispetto a tutti gli altri che ho avuto prima.
Passiamo alla situazione proporzionata e quando utilizzi un mezzo straordinario, no? Per esempio, può essere proporzionato, per esempio, l'utilizzare il mezzo straordinario della circolazione extracorporea in un paziente che ha avuto un'insufficienza respiratoria acuta molto molto grave, che non è stata possibile controllare, per esempio, con la ventilazione, o non siamo stati in grado di controllare con la ventilazione, ma avendo questa persona delle probabilità ancora di uscirne fuori, come vi dicevo, alle condizioni a cui mi riferivo prima, e cioè diciamo accettabili per il paziente, posso utilizzare l'ECMO, che è un mezzo non ordinario, straordinario, ma che in quella situazione è proporzionato al risultato che voglio ottenere. Poi ho la situazione della sproporzionata e ordinaria, nel senso che la situazione è diciamo una situazione disperata, possiamo dire magari un paziente all'ultimo stadio purtroppo di un tumore, e in cui devo usare un mezzo ordinario. Ho fatto l'esempio della ventilazione, ma può essere anche molto meno, e quindi si pone il problema: un paziente all'ultimo stadio, comunque con un'aspettativa di vita brevissima, è corretto che io utilizzi un mezzo che in terapia intensiva viene considerato ordinario come la ventilazione? Quindi vedete, si scende, si sale di grado, no? Sicuramente faccio la terapia nel primo caso. Normalmente posso farla anche abbastanza tranquillamente nella seconda, diciamo, proposizione che viene proposta, nel secondo, diciamo, rapporto tra proporzionato e straordinario. Nel terzo caso diventa un dubbio, c'è un dubbio di fondo se è lecito applicare anche un mezzo ordinario in situazioni che comunque non è recuperabile. Chiaramente, se la situazione è sproporzionata, cioè una situazione che quasi certamente non è recuperabile, o se viene recuperata per tempi brevissimi, e in questi tempi brevissimi comunque ci sarebbe da controllare un forte dolore, sia fisico che morale, eccetera eccetera, e in più devo usare un mezzo straordinario, diciamo che la terapia che io faccia, applichi una terapia sproporzionata e straordinaria, è ancora molto molto più piena di dubbi, e quasi certamente non è il caso di applicarla. Questo, vi dico, è quello che io ho pensato come algoritmo decisionale. Chiaramente molta gente potrà non essere d'accordo. Io direi, in linea di massima, si può essere d'accordo sull'algoritmo così presentato, nel senso come scrittura. Poi sulla decisione di cosa è proporzionato e cosa è sproporzionato, cosa è ordinario, cosa è straordinario, lì ci si può abbastanza, cioè, diciamo che la decisione è abbastanza soggettiva, no? Anche se io direi che comunque la ventilazione meccanica normalmente è un mezzo ordinario, che a volte diventa straordinario, ma normalmente è un mezzo abbastanza ordinario in terapia intensiva. L'estracorporea rimane sempre, comunque, quasi sempre un mezzo straordinario, insomma. Ancora di più, magari l'incannulamento di una vena, eccetera, eccetera, no? È sempre un mezzo, quasi sempre, se non sempre, ordinario. Mentre appunto l'estracorporea, o magari alcuni tipi di ventilazione come la jet ventilation, possono quasi sempre, si configurano come mezzi straordinari. Andiamo avanti. Soggetti e oggetti. Da una parte, come vi ho detto,
di questa discussione, abbiamo comunque dei soggetti, cioè i nostri pazienti, nella loro interezza ed individualità irripetibile, come spesso ci è capitato già di dire. Vi rimando alle tante lezioni sull'etica, sulla comunicazione, sulla bioetica, sull'eutanasia che ho già fatto e che potete trovare sul canale di YouTube. Comunque, abbiamo questi nostri soggetti che sono i nostri pazienti. E devono essere considerati nella loro interezza, vuol dire non solo come una malattia, ma come delle persone che hanno aspettative, sogni, obiettivi magari da raggiungere e che sono persone che irripetibili, nel senso che non ci sarà più nessuno mai come loro. Quindi ogni persona è unica. Quindi è per questo, diciamo, richiede da parte nostra il massimo del rispetto e anche il massimo, bisogna concedere loro il massimo della dignità. Dall'altra parte invece abbiamo gli oggetti che sono la scienza e la tecnologia. La scienza e la tecnologia e che devono essere però aggiornate nel momento in cui dobbiamo intervenire, cioè noi non possiamo poi essere ignoranti sulle diciamo ultime novità che la scienza ci propone o che la tecnologia ci propone. E se non siamo in grado nel nostro ospedale di attuare queste cose, dobbiamo avere anche l'umiltà di riconoscerlo e se pensiamo che queste cose nuove, queste nuove scoperte o queste nuove tecnologie possano dare una possibilità al nostro paziente, è giusto che, anche se il nostro ospedale non è in grado di fornire questo servizio, il paziente, se è possibile, venga, diciamo, avviato verso altre strutture. Proprio per l'individualità e la dignità, irripetibile, che dobbiamo concedere loro. Come ho detto, i mezzi, ritorniamo ai mezzi, ordinari, straordinari, proporzionati, sproporzionati. Faccio qui alcuni esempi, vedete, l'intubazione, la NIV, la ventilazione non invasiva, la ventilazione invasiva, l'estracorporea, tutte le procedure più o meno invasive, terapia ad alto impatto fisico, oppure tener conto del costo-beneficio anche, no? Che può essere non solo un costo, anzi, spero quasi mai un costo economico, ma un costo dal punto di vista fisico, morale, di dolore, di sofferenza del paziente, no? Rispetto al beneficio che ne avrà, non tanto un costo in soldoni, no? Vari supporti emodinamici più o meno importanti che abbiamo adesso a disposizione, oltre a circolazione extracorporea, ventricoli artificiali, cioè le cose più incredibili a nostra disposizione. Che vi ho detto, vedete, li ho tutti messi insieme perché alcuni mezzi che quasi sempre sono straordinari. A volte però non sono sempre sproporzionati, ma possono essere proporzionati, no? E quindi sono cioè bisogna considerare di poterli utilizzare. Cioè il mezzo sproporzionato non è sempre un mezzo da scartare, né? Quindi perché se è proporzionato alla situazione che devo affrontare, non è più sproporzionato, ma diventa un mezzo proporzionato, e anche se rimane straordinario, quindi non si configura subito come sproporzionato e straordinario. Andiamo avanti, purtroppo non possiamo in questi casi, quando facevo questa lezione, eccetera, eccetera, avevo sempre una caterva di domande, purtroppo non siamo in collegamento diretto, quindi poi vedrete dove potete eventualmente, se avete delle domande da fare o degli approfondimenti da chiedere, dove potete contattarmi. Ricordatevi sempre che io prima delle domande e tutto, vi consiglio comunque di andare a vedere
le lezioni precedenti che ho fatto, in cui spesso c'è l'approfondimento e la risposta di quello che ho messo insieme invece in questo argomento, no? Perché molte volte appunto gli argomenti si intersecano in maniera a volte difficilmente districabile, quindi si possono presentare, diciamo, le stesse cose da punti di vista diversi. Questa volta ho scelto questo punto di vista che a me sembra molto importante, e cioè il no del prolungare la vita, cioè di lottare tutti i giorni per prolungare la vita e non per prolungare la morte, perché rende molto bene l'idea di cosa possiamo o non possiamo fare. I mezzi, comunque, ricordiamoci sempre che sono da mettere in relazione con le caratteristiche che ha il mezzo, che può essere di per sé caratteristiche molto molto diciamo sofisticate, per cui il mezzo, diciamo il 99% delle volte, comunque si configura come un mezzo straordinario. Poi i benefici che può dare il mezzo, perché quando abbiamo affrontato il discorso della ventilazione, ho messo nella parte della ventilazione invasiva e nella discussione anche i mezzi che vanno oltre un po' la ventilazione invasiva, che sono, diciamo, quelli che adesso vengono considerati mezzi tipo ultima spiaggia, tipo terapia salvavita o come volete chiamarla voi, e cioè altri tipi di mezzi come l'ossido nitrico, come la stessa estracorporea. E sull'estracorporea al tempo, circa un anno fa, mi ero espresso dicendo che appunto sì, il mezzo sofisticato dà prontamente dei risultati molto buoni, però il beneficio sul lungo periodo in realtà non è stato ancora dimostrato. E quindi, per carità, è molto usato, è molto di moda, come lo era stato un po' più di 30 anni fa, quando io ero più giovane e avevo vissuto la parte finale, no? Dell'utilizzo dell'estracorporea, e anche in quel caso, dopo un certo periodo, le indicazioni erano molto molto calate, scemate, fino quasi a scomparire, proprio perché non si era riusciti a dimostrare che comunque i benefici su tempi più lunghi valessero il gioco che dovevamo affrontare mettendo in piedi tutto questo, diciamo, tutto quello che sta intorno alla circolazione estracorporea. E mi sembra che più o meno attualmente i risultati non si discostino tanto da quello che si era ottenuto tanto tempo fa. Chiaramente la situazione clinica. Molte volte il mezzo può essere utilizzato non solo per il beneficio sulle cose più grandi, ma anche per benefici un po' minori, no? Il beneficio con la B maiuscola è la sopravvivenza, però possono esserci dei benefici secondari che magari vale la pena lo stesso di perseguire, no? E questo viene deciso a volte anche sulla situazione clinica del paziente, no? Molte volte, non so, la polmonite ha colpito una persona molto giovane ed è stata talmente devastante che in poche ore lo ha portato magari in fin di vita. Allora a quel punto, per tanti motivi, magari uno la mette in ECMO, magari non ha grosse speranze anche con l'ECMO di poterlo tirar fuori, e sa che probabilmente il beneficio sul lungo tempo, cioè, non sarà la sopravvivenza. Però possono esserci appunto benefici secondari come quello intanto per i parenti, per farsi una ragione, non so, di quello che sta succedendo, per poter in qualche modo appunto elaborare la situazione e l'eventuale lutto che magari inevitabilmente ci sarà. Cioè tutte situazioni che magari sul paziente non avranno il beneficio diciamo che vorremmo, però sulle persone che gli stanno intorno sì.
E anche di queste bisogna tener conto perché sono anch'esse persone, anch'esse hanno una dignità e anch'esse devono essere rispettate e anch'esse sono, diventano, tra virgolette, nostri pazienti, no? Almeno dal punto di vista psicologico e dal punto di vista morale, no? E poi le caratteristiche del reparto in cui mi trovo, ci sono reparti in cui certi mezzi straordinari si applicano con molta facilità, altri reparti in cui alcuni certi mezzi straordinari richiedono invece uno sforzo importante e notevole, a volte addirittura non è possibile applicare. Andiamo avanti. Qualità di vita. Diciamo che la vita. Cioè, se tutti hanno diritto alla vita, nel senso che hanno il diritto che la loro vita comunque venga a partire dallo Stato e a scendere fino ai medici, eccetera, eccetera, deve essere in tutti i modi possibilmente preservata. Lo stesso è il diritto alla salute, che deve essere un diritto uguale per tutti, nel senso che non deve esserci persone che hanno più possibilità e più risorse e possono accedere a mezzi e a risorse a cui non possono accedere magari le persone che hanno meno risorse. Ed esiste anche, bene ricordarlo, un diritto alla morte, cioè un diritto alla morte dignitosa, e non ad una morte raccapricciante, per certi versi. Quindi, stiamo attenti appunto che in questo è il campo in cui noi possiamo purtroppo portare avanti la morte in maniera indefinita fino a farla diventare per gli stessi parenti e per anche altre persone che sono intorno al paziente e lo curano, far diventare questo momento un momento raccapricciante e un momento di grave difficoltà. A volte purtroppo questi diritti rischiano di scontrarsi tra di loro. Quindi, perché a volte perché non possono essere rispettati completamente. E che, per esempio, sì, va bene il diritto alla vita e il diritto alla salute, però molte volte questi diritti che pur ci sono, non sono assicurabili con certezza, no? E quindi io posso a un certo punto trovarmi sì, a difendere il diritto alla vita e il diritto alla salute, ma poi ottenere invece un paziente che di salute ne ha poi ben poca alla fine, no? Bisogna sempre intendere cosa intende per salute. Per salute si intende una persona che sta benissimo e non sembra tra virgolette avere nulla, oppure un equilibrio a cui portiamo il paziente per cui può continuare una vita per lui accettabile. Quindi anche se il concetto di salute è molto relativo, molto molto relativo, perché come vedremo c'è gente che per salute intende uno stato che per noi non sarebbe uno stato di salute, ma uno stato terribile, che magari non accetteremmo nemmeno. Andiamo avanti. Qualità di vita, sempre. In una società pluralistica e multiculturale, come stabilire i criteri etici di qualità di vita? Questo è un altro bel discorso, con cui ci siamo scontrati nelle ultime diapositive. Cioè, posso io stabilire i criteri di qualità di vita per un'altra persona? E se devo farlo, come lo faccio? Questo è il problema grosso. Perché anche su questo il team magari che cura il paziente può avere opinioni molto diverse. Quindi se il paziente è in grado di dirci se quello che gli restituiamo a fine cura è una qualità di vita per lui accettabile o no, ok.
Ma se non è in grado di dircelo e dei parenti non riusciamo a capirlo, comunque i parenti non sono quelli che decidono, in ultima analisi, come stabilire noi, tra di noi, i criteri per cui, diciamo, definiamo una vita, di qualità e una vita che invece non vale la pena di essere vissuta? Bella, rimane una domanda, io non ho una risposta, cioè, o meglio, ho una risposta, ma è la mia risposta, non la risposta, per esempio, del gruppo in cui lavoro. E purtroppo, e necessariamente, molte volte, questa risposta deve essere trovata insieme, magari in un momento di discussione, di confronto, perché, se non si affrontano insieme queste situazioni, poi si creano, all'interno del team delle situazioni, che pian piano lo portano, a scoppiare, a implodere. A implodere o a esplodere, dipende poi dalle caratteristiche del team che c'è e che, se ci sarà un'implosione o un'esplosione. E poi chi può stabilire, sempre ricalcando ancora la mano e mettendola nella piaga, chi può stabilire una gerarchia di valori a priori sulle condizioni di qualità? Nel senso che fino qui, la vita è degna di essere vissuta, da qui in giù no. Anche qui, le opinioni sono completamente diverse, guardate. È difficilissimo. C'è gente che andrebbe avanti fino alla mummificazione del paziente, e c'è gente che si fermerebbe dopo i primi 2 o 3 giorni in cui il paziente non risponde alle terapie. Quindi si va da un estremo all'altro. Quindi, vi dico, ancora maggior ragione, darsi una gerarchia di valori di gruppo, diventa. Sarebbe una cosa auspicabile, ma nella pratica non facile da realizzare, purtroppo. E se si riesce, in un modo non, diciamo, particolareggiato, ma almeno abbozzato, a dare una gerarchia di valori condivisi, sarebbe sempre meglio, che niente. Tenendo conto che poi ogni caso, spesso deve essere discusso, a parte, a sé, perché le situazioni sono sempre diverse. Andiamo avanti. Qualità di vita, vedete, anche perché appunto la qualità di vita è un carattere, secondo me, soggettivo, soprattutto soggettivo, e quindi, deve essere indagata soggettivamente, cioè, sul paziente, in modo diretto, o indiretto. Perché se, la qualità di vita ha un carattere per me invece soprattutto oggettivo, a questo punto, la situazione diventa molto molto più complicata. O se per qualunque motivo deve essere necessariamente oggettiva, perché la parte del soggetto, per esempio, non è, diciamo, raggiungibile. Non è utilizzabile, non è fruibile, perché il soggetto non è in grado di esprimere un suo parere in quel momento. A quel punto, ahimè, diventa, la qualità di vita diventa un oggetto nelle nostre mani, e di nuovo ricadiamo nel stabilire a priori, però sempre soggettivamente, però i soggetti questa volta, ahimè, cioè, diventiamo noi. E quindi, decidiamo la qualità di vita in base alla nostra cultura, alla nostra esperienza, al tipo di vita che abbiamo avuto, eccetera, eccetera. Quindi, e non a quelli del paziente. Quindi, teoricamente dovrebbe prevalere sempre, diciamo, la parte soggettiva, cioè deve essere il soggetto a decidere, se, il livello di qualità di vita che lui aveva prima e che avrà dopo, però appunto vi dico, purtroppo è in situazioni, in molte situazioni, soprattutto nelle terapie intensive e nelle terapie in cui ci sono pazienti ad alta criticità, normalmente, questa cosa non è possibile che sia soggettiva,
ma diventa oggettiva e soggettiva per noi. E qui possono nascere appunto i problemi, nel senso che si può essere in disaccordo all'interno del team. Andiamo avanti e faccio degli esempi per finire, no? Proprio per dire come la qualità di vita sia molto soggettiva, no? Questi sono tre esempi famosissimi, due più recenti, uno un po' più vecchio, se lo ricorderanno magari quelli che hanno qualche anno in più come me. Vedete Alex Zanardi, Bebe Vio e quella in centro che ha una foto in bianco e nero, proprio perché è più vecchia. Scusatemi. Come al solito, ogni tanto questo computer non fa proprio quello che dovrebbe fare, ma bisogna ricorrere, scusatemi tanto, ma è così, non posso fare altrimenti, vediamo se basta già, non basta ancora, ancora un po' più piccolo, eppure l'avevo riguardata subito prima di fare la presentazione. E tutto sembrava ok, e invece all'ultimo momento, come al solito, mi frega. Andiamo su 20, così siamo sicuri che stia dentro. Perfetto, eccoci qua. Ritorniamo. Scusatemi, ma il bello della diretta, non per voi, nel senso che poi voi potete vederla in qualunque momento, per me invece è diretta. Qualità di vita. Due esempi recenti che tutti conoscono, Alex Zanardi che oltretutto ha subito un altro gravissimo incidente dopo che ne aveva subito uno che lo aveva paralizzato, comunque sembra che si stia pian piano riprendendo, almeno da quello che la famiglia dice. È la campionessa mondiale di scherma olimpionica Bebe Vio, che addirittura non è solo, diciamo, amputataci delle gambe, cioè non ha soltanto le gambe che non funzionano, ma anche le braccia. Chi di noi, a priori, avrebbe pensato che queste sono persone di cui ho letto anche i libri che hanno scritto, di cui ho visto tantissime interviste, storie, eccetera, eccetera, sono persone fondamentalmente serene e se gli chiedete del loro livello di qualità di vita, sicuramente come quasi tutti i questionari ad ampio raggio e ad ampio respiro che sono stati fatti, spesso dimostrano che le persone, diciamo che la qualità di vita percepita dai cosiddetti invalidi o quelli limitati fortemente nelle loro funzioni, spesso è molto superiore a quella che percepiscono le persone cosiddette normali. Questo è un fatto che deve farci molto riflettere. Io senza braccia e senza gambe, come mi sentirei? Avrei la forza, la serenità, la felicità che sprigionano queste persone o no? E se vogliamo andare ancora peggio e dite vabbè, però in qualche modo tra le protesi e tutto se la fanno, ma guardate questa ragazza a 12 anni ha avuto la poliomielite. Questa ragazza si chiamava Rosanna Benzi e dai 12 anni fino ai 39 anni, data anno in cui cioè, quando ha compiuto 39 anni, pochi giorni dopo è morta di polmonite e ha vissuto tutto il periodo tra i 12 e i 39 anni in un polmone d'acciaio, che è quello che vedete. Polmone d'acciaio vuol dire che non si è mossa, tranne mi pare un paio di volte che sono riusciti, ma verso la fine della sua vita, con un respiratore di quelli portatili, a portarla un paio di volte fuori. È vissuta praticamente sempre dentro la stessa stanza. È sempre dentro questo polmone d'acciaio. E questa ragazza ha scritto una biografia, ma tanti altri libri anche, e ogni giorno riceveva decine di persone che la visitavano e che avevano piacere di parlare con lei. Ha addirittura avuto, mi pare, due o tre fidanzati con cui ha avuto delle bellissime storie d'amore. Era amica tantissima gente
era direttrice di un giornale addirittura, che la aiutavano chiaramente a stampare i suoi amici, proprio che trattava questi problemi dell'invalidità, eccetera, eccetera. Ebbene, questa ragazza, nella sua biografia, è una ragazza il cui libro fa addirittura piangere di felicità, ve lo assicuro. Si intitola, mi pare, Io sono Rossana Bensi, e peggio di così, non so, cioè, vabbè, coma vegetativo, ma lì non ne sappiamo nulla, perché da questi stati vegetativi nessuno che io sappia è mai tornato indietro a raccontarci come si sta, anche se adesso qualche studio fatta con la risonanza magnetica funzionale, qualche spiraglio sta aprendo su questo mondo, però immaginatevi, paralizzati completamente, neanche capaci di respirare spontaneamente, e dovete parlare sincronizzandovi con il movimento del polmone d'acciaio. Quante cose è riuscita a fare? È una persona che ha riempito ogni secondo della sua vita. Quindi a questo punto la domanda qualità di vita ci sta benissimo, perché chi avrebbe mantenuto in vita Rosanna Bensi? Noi, pensiamoci. E se non l'avessimo mantenuta in vita, avremmo perso una testimonianza, un esempio, una quantità di cose incredibili, no? Guardate, addirittura qui penso che sia a Genova, perché lei si trovava all'ospedale di Genova, ricoverata, cos'è, una via, un largo, sì, Largo Rossana Bensi, no? Addirittura le hanno dedicato una piazza. Per quanto questa persona è riuscita a dare nella sua vita, stando sempre bloccata, completamente bloccata, per gran parte, sì, per la gran parte della sua vita, perché fino a 12 anni è vissuta come una bambina normale, ma da 12 a 39 sono molti più anni, il doppio, che ha passato, chiusa là dentro. Quindi riflettiamoci ogni volta che discutiamo sulla qualità di vita di una persona, se deve sopravvivere o no, perché probabilmente molte di queste persone, queste sono tre, ma molte persone come loro, probabilmente noi non le avremmo magari reputate degne oppure in grado di vivere una vita di una qualità grande come quella che loro stanno vivendo in questo momento. Così abbiamo finito, non possiamo, parlare direttamente, purtroppo, e quindi se volete fare domande, precisazioni, qualcosa non vi torna, secondo voi qualcosa è sbagliato e magari la vostra esperienza è diversa, oppure la vostra esperienza è simile, ma ci tenete a raccontarla, e io posso anche poi eventualmente discuterne, no? Come abbiamo fatto già in due o tre occasioni, in lezioni in cui abbiamo analizzato alcune domande, e spero di aver risposto, o comunque di aver chiarito un po' di più il problema. Comunque potete raggiungermi su questa mail, che è quella mia ospedaliera. Vi do questa perché è quella che sicuramente guardo tutti i giorni, o quasi tutti i giorni. Quindi potete anche contattarmi se avete piacere di fare delle conferenze su qualche argomento via web, che può essere più o meno lungo, no? Una lezione, un seminario, eccetera, eccetera. E compatibilmente col Covid, vi dico, questa settimana, lunedì e martedì, ho fatto due conferenze in presenza. Chiaramente non c'erano tante persone,
perché il posto chiaramente era, i posti erano limitati, proprio perché, se non mi sbaglio, quella in cui c'era più gente era in un'aula abbastanza grande, però c'era una persona, mi pare, ogni tre po' c'è ogni quattro posti, nel senso che tra una persona e l'altra c'erano tre posti liberi. E nonostante l'aula fosse abbastanza grande, mi sembra che non ci fossero più di una trentina di persone. Quindi, però, volendo, si può sempre organizzare e fare. Chiaramente, è il metodo migliore, quello in diretta, no, non solo via web, perché anche lì c'è, devo vedere la domanda e poi rispondere, però sempre meglio che con un lasso di tempo molto più lungo e in diretto. Quindi già il web in diretta è già meglio che quello che le lezioni fatte così e poi chiaramente quelle in presenza sono completamente diverse, di un livello secondo me molto superiore. Vi chiedo appunto di iscrivervi al canale per due motivi fondamentalmente. Ho scoperto, no? Anzi, tre motivi, sono diventati tre motivi. Uno, perché intanto venite avvisati quando pubblico qualcosa di nuovo. Anche perché queste tre lezioni che ho fatto ultimamente erano state fatte dopo un paio di settimane, mi sembra che non avevo più pubblicato nulla. Perché le mie pubblicazioni, eccetera, eccetera, avvengono sempre quando ho tempo e quando torno all'ora decente dal lavoro. E due, perché così ho anch'io un'idea, dato che mi faccio una bella faticaccia, ho un'idea di quanta gente potrebbe esserci o potrà esserci dall'altra parte e darmi la soddisfazione di sapere che comunque il mio lavoro in qualche modo serve a più gente possibile. E proprio in questa cosa c'è la terza, nel senso che più persone sono iscritte al canale, più è probabile che altre persone scoprano che esiste il canale, perché se hai tanti iscritti, cosa succede? Che può capitare ogni tanto che nella pagina iniziale che voi aprite del vostro web, del vostro internet, possa comparire un trafiletto in cui si sa che esiste questa cosa, no? Magari è una relazione. E quindi gente che io non riesco a raggiungere col passaparola né che attualmente mi guarda può essere diciamo informata del fatto che esiste questa possibilità e può usufruirne se ne vuole, come fate voi, nel senso che ascoltate, prendete quello che vi serve, controllate quello che vi sembra strano e magari interloquite con me, eccetera, eccetera. Quindi cerchiamo di dare questa possibilità a chi non ce l'ha. Perché sono venuta l'idea, proprio per questo motivo, perché io ho questa fortuna di avere la forza, la voglia. In questo momento è la testa anche che mi porta a farla questa cosa e lo faccio anche per chi vorrebbe farlo, ma per tanti motivi, motivi anche soprattutto personali, di famiglia, eccetera, eccetera. Questa cosa non riesce a farla, vorrebbe farla e così ha la possibilità di mantenersi almeno aggiornato. Perché la parte comunque teorica c'è poco da discutere, quella è quella e non si può cioè, inventare quello che non c'è e io in genere quello che c'è di livello lo metto, lo dico. E quindi con questo vi saluto, arrivederci e grazie a tutti quanti. E spero di riuscire a continuare perché ho ancora tanti argomenti
cammino, e tanti altri ne ho in mente da fare, e quindi speriamo di continuare questo cammino insieme. Vi saluto a tutti, arrivederci e buona serata. E speriamo che l'Italia vinca.